Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Quello di cui voglio andare a parlarvi oggi, come avete visto sicuramente nella miniatura, è... Ho davvero bisogno di un aspiratruccioli? Allora, se mi seguite su Instagram o comunque se avete visto già gli altri miei video, sapete che ho da poco acquistato una pialla. Il problema principale di cui mi sono accorto subito avendo una pialla è che la quantità di truccioli che produce è veramente assurda. Quindi questo mi ha messo davanti a una scelta: o comprare un aspiratruccioli oppure cercare di adattarmi con quello che avevo in casa. Cioè, io avevo appena comprato un aspirapolvere della Bosch, l'Advanced Vac 20, che non costa esattamente 2 lire, quindi mi dispiaceva comprare l'ennesimo aspiratruccioli e avere alla fine 3 aspirapolveri, perché ne ho già uno oltre al Bosch. Quindi la soluzione qual è? Il ciclone separatore. Praticamente col ciclone separatore è possibile evitare l'acquisto di un aspiratruccioli, quindi vuol dire risparmiare soldi e risparmiare spazio. Adesso andiamo a vedere da cosa è composto questo qua che ho comprato io e come collegarlo e come funziona, e vediamo soprattutto se funziona, se ho fatto un buon acquisto. Ho preso questa marca qua perché praticamente è completa di accessori rispetto a quello che avevo, che ho ancora montato per la troncatrice. Questo è più standard, quindi ha delle bocchette da 50 mm e la cosa bella è che viene fornito di tutti questi accessori, quindi una curva 90, due adattatori più piccoli, questi sempre adattatori, due cinghie di fissaggio e la viteria per fissare questo a un eventuale bidone. Quindi dicevo, il bello di questo è che tipo io posso montare ad esempio questo qua e montargli l'aspirapolvere. Poi qui, se non posso collegargli direttamente l'aspirapolvere, metto l'adattatore, riduzione e poi attacco il tubo dell'aspirapolvere. Questo è il classico tubo da 32, noi possiamo metterlo ad esempio qua dentro, ci entra perfettamente. E voilà, e l'impianto è pronto. Bene, devo ancora capire dove posizionarlo perché, come potete vedere, io ho tantissimo spazio, quindi devo gestirmeli bene. Comunque questo è un bidone che ho recuperato, è ermetico, da 120 litri. Perché ho preso questo? Perché io ne avevo già uno da 30 e funziona perfettamente, quindi perché cambiare? Questo qui l'ho preso usato, l'ho pagato una trentina di euro, quindi è stato un affare. Andrò a mettere questo così, in questa posizione, a cui andrò a collegare questo. Questo qua è un tubo da 50 mm di diametro, spiralato. Il bello è che ha dentro anche un animo di rame, quindi si può collegare eventualmente la messa a terra per la scarica elettrostatica. Questo qui ho notato subito che con questo adattatore appunto fornito è perfetto, calza pennello su qua, quindi utilizzerò questo. Questo è, sono 5 metri di tubo, quindi ci posso fare un bel po' di cose. Quindi adesso andiamo a vedere dove metterlo. Bene, quello che vedete adesso è il retro di quello che vedete di solito, perché cerco sempre di nascondere questa zona perché non è proprio bellissima da vedere, non è molto ordinata, lo so, però se no come faccio a farvi capire cosa sto facendo? Allora, lì sopra ho deciso di mettere il mio nuovo aspiratore, perché adesso io ho l'aspirazione lì alle vostre spalle, però appunto con le riprese tengo sempre il banco sega con l'aspirazione rivolta da questa parte, quindi per me sarebbe più comodo avere un'aspirazione qui. Solo per quello la metterò da questa parte. Quello che voglio capire è se qua perderò potenza di aspirazione, però quello purtroppo adesso non posso saperlo. L'unica cosa che posso fare è cercare di tenere il tubo dell'aria il più dritto possibile. Dopo da qui andrò a fare una giunta e metterò il bidone qui, che è il posto dove dà meno fastidio in sostanza, con il suo ciclone separatore qui, quindi con questo che collegherò qua sotto, e da qui avrò accesso. Qui adesso andrà la sega nastro, il banco sega, e avrò la mia aspirazione a portata di mano.
prima di testarlo voglio andare a mettergli questi che mi sono stati consigliati da un amico su Instagram, che mi ha detto che vedrai che dopo pulire il bidone ti renderà le cose ancora più semplici grazie a questi sacchi da pattumiera, così l'ho ascoltato e li ho comprati. Essendo abbastanza attento all'ambiente, vi dico che questi sono in plastica riciclata, quindi vado a mettere in posizione. Mi avanza parecchio tubo, quindi sicuramente mi tornerà utile questo. Ecco, mi stavo chiedendo se andava bene per la pialla. Perfetto. Perfetto. Ok, come prima prova direi che voglio provare ad aspirare tutta questa polvere sottile nella troncatrice, quindi andrò a fargli una pulizia completa. Anche degli ospiti qui. Sicuramente so che funziona, però quello che voglio capire è se funziona il discorso ciclone separatore, non se funziona l'aspirazione, perché con un aspirapolvere del genere sicuramente la tira su, però voglio capire dove va a finire, quindi inquadrerò il ciclone e non qua. Vale, sono io che passo l'aspirapolvere. Vabbè, magari faccio 2 minuti così e poi un pochino di là, così inquadro tutte e due. Va bene? Ok, se tutto funziona come dovrebbe, si dovrebbe vedere qui sicuramente un flusso di polvere, ma qui niente. Questo deve rimanere pulito. La polvere deve fermarsi qua, vorticare e cadere giù, ma qui niente. Una minima parte di polvere, un pochino, però con tutto quello che ho tirato su il 99% della polvere è andata nel sacchetto. Quindi direi che questo primo test è andato alla grande. Bene, adesso chiudo tutto e voglio fare un test con la pialla per vedere se funziona anche con la pialla a filo spessore. Ok, ho collegato la pialla. Adesso voglio andare a vedere come si comporta. Quindi farò un pezzettino di perlina di queste. Farò qualche passata a spessore, che è quello che fa più trucciolo. E vediamo come si comporta. Dovremmo vedere qua un fiume di trucioli. L'aspirapolvere è svuotato, quindi dopo non resta che controllare se tutto ha funzionato a dovere.
Bene, con la pialla direi che il test è andato alla grande perché questa è l'unica cosa che è riuscita a non aspirare. Voglio fare l'ultimo test, cioè col bancosega, quindi che non so, la macchina che fa più polvere, quindi voglio provare a tagliare dell'USB. L'USB fa una polvere assurda quando lo si taglia. Quindi adesso farò 2, 3, 4 tagli così a caso. E poi andiamo a controllare il bidone e aspirapolvere e vediamo a che punto è. Bene, direi che il test è andato alla grande, non avevo dubbi perché comunque io ho già un ciclone separatore da 3 anni che utilizzo e ha sempre funzionato bene, però quello che mi mancava a me era proprio la potenza di aspirazione più che il fatto di rimanere pulito. Però quindi da quando ho comprato il Bosch ovviamente c'è stato un salto di qualità, quindi secondo me bisogna anche andare su un aspirapolvere decente, ma comunque come può essere un Karcher WD3 che costa 60 euro, cioè è comunque già un buon aspirapolvere. Io ho preso quello perché aveva la presa elettroutensile e anche gli attacchi adatti al Bosch, quindi è stata un'offertona e ho preso quello perché sennò ero già puntato sul Karcher. Quindi diciamo che la prima cosa è avere un aspirapolvere, diciamo, Di un certo livello. un pochino performante, non da quello da 19,90 da 1800 watt che poi non tira su una mazza. Pialla, bancosega, qualsiasi altra cosa funziona alla grande, anche i trucioli li aspira su alla grande, quindi non c'è bisogno dell'aspiratrucioli. E in più possiamo anche dimenticarci di pulire l'aspirapolvere. Ovviamente le polveri sottili arriveranno sempre all'aspirapolvere, però il 99% della roba va nel bidone. In descrizione trovate il link all'aspirapolvere, al ciclone separatore che vi consiglio perché è pieno di accessori. Rispetto a quello che avevo, questo qua si adatta alla maggior parte degli aspiratori perché ha anche degli adattatori perfetti. Il tubo, nel mio caso l'ho preso da 50 mm perché è perfetto per quello lì. Il bidone io l'ho comprato usato, però si trovano nei Brico, su eBay, magari vi lascio un link di eBay, però se andate al Brico Center lo trovate. Non costano tanto, sono ermetici. Io ho comprato anche dei sacchi da pattumiera, sono in plastica riciclata. Al massimo vi lascio il link anche di quello se volete dare un'occhiata. E fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se anche voi ne avete uno, se l'aveste strutturato in modo diverso, quello che volete. Dubbi, consigli, perplessità. Io vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, ovviamente, a spuntare la campanella per rimanere aggiornati sui video e a seguirmi sui social. Qui sotto trovate tutto in descrizione, basta cliccare su mostra alto. Vi invito per esempio a seguirmi su Instagram dove pubblico storie o lavori che voi non vedrete qui sul canale perché magari non ho tempo, quindi potete essere più aggiornati. Quindi su Instagram venite a cercarmi, potete seguirmi tranquillamente. Bene, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!